noi vediamo tutto da capo, abbiamo fatto altre volte. Comunque questo è un metodo, secondo lo studio, unico in cui chi studia un passo tutti i giorni torna ogni volta all'inizio, a vista iniziale, perché in questo modo si assimila il filo del discorso, si sedimenta in modo molto forte e quindi si riparte sempre da capo. Però a volte abbiamo fatto piuttosto spesso, per cui riprenderemo tra questa seconda risposta che viene data a Nin, a questo Nin, abbiamo detto e si traduce comunemente come il Santo Cielo, che però indica genericamente un provocatore degli abini, cioè uno che in qualche modo poi conosce l'autorità della Halakha, quindi fa delle provocazioni razionali. Quindi qui Nin ha fatto una provocazione sull'impossibilità per un uomo e una donna di convivere senza realizzare l'unione sessuale, e Nin ha risposto che noi ebrei, cioè lavoriamo, ci ha dato un'etica molto interiorizzata, che è simile a un recinto di rose, che seppure se un recinto di rose non ne faranno delle brecce, ok? Abbiamo approfondito questa metafora, e dopo la risposta di Akana abbiamo visto una seconda risposta, che è quella di siamo a Esh Lakish, Esh Lakish abbiamo qui a questa altezza, ci siamo tutti, ma prima di questo spazio, prima di questo spazio, la seconda ultima riga qui a Esh Lakish, ci siete? Esh Lakish, Esh Lakish meacha che perach alimon erakateh afilo ekarim shebach meleim mitzvot kalimon. Esh Lakish ha detto che si vuole rispondere al testo che dice la tua tempia è come uno spicchio di metagana, anche questa è un'espressione del cantico dei cantici, che dice nel grande apprezzamento nei confronti di questa amata pastorella, di cui vengono descritte le fattezze fisiche. A questo punto si dice la tua tempia, addirittura la tempia è come uno spicchio di melagrana. Allora che cosa dice qui il Talmud? Che anche le persone vuote, Rekkanim, fa un gioco di parola, c'è un'omofonia tra la parola Rakkateh, che significa la tua tempia, e le prime due lettere che indicano la parola Rek, che significa vuoto, per dire anche le persone vuote in te, in mezzo al popolo di Israele, sono piene di mitzvot come la mia. Allora, che risposta sta dando Esh Lakish a quella stessa provocazione
del Min, a cui Radan ha risposto con l'immagine del recinto di rose. E stabilisce risposta al discorso e dice no, la risposta al Min sulla inutilità della Halakha, perché il Min, la posizione del Min sfocia o nel medonismo o nel mascetismo, e la Radan dice no, abbiamo un recinto interiore che in qualche modo ci preserva dal commettere una trasgressione, cioè la morale, l'etica inizia dentro noi stessi, non nelle istituzioni, e questo è il rapporto ai giudici e alla giustizia. Ora invece la giustizia dice no, la risposta bisogna ricondurla a un altro verso del Cantico dei Cantici, che dice la tua tempia è come uno spicchio di melograno. Cos'è il melograno? È un frutto pieno di chicchi che mangiano non a caso a Rosh Hashanah, perché indica la polivalenza dei meriti, no? Cosa diciamo quando mangiamo il melograno? Che Dio ci dia e ci conceda un anno pieno di meriti come i chicchi di questo melograno. Secondo i Midrash sono 613 come le risposte, Midrash molto fantasioso, perché il melograno ha tolto chicchi, no? C'è un sotto più uomini di melograno. Che vuol dire questa risposta? Che vuol dire questa risposta? Allora, innanzitutto un tema di metodo. Vedere che tutte le risposte che danno i Chachamim nel loro dialettizzare con l'altro, cioè questo è un testo che dimostra quanto i Chachamim si sforzano a dialogare con coloro che non sono dentro alla Halakha, c'è un dialogo aperto, cioè rispondono sempre alla provocazione, perché a volte dice studia perché devi sapere come rispondere a coloro che provocano la tua tradizione, bisogna mettersi sempre in dialogo, bisogna chiudersi. Tutte le risposte sono riconducibili a una fonte scritta, che uno la risposta non è che se l'è aperta, c'è una sorta di giurisprudenza, di esperienza, e c'è sempre una pezza d'appoggio testuale, cioè si fa vivere un testo che in questo caso viene anche decontestualizzato, cioè questo è un libro erotico dove ci sono degli apprezzamenti tra un uomo e una donna, che però viene usato in un dialogo prettamente filosofico, cioè per cui uno dice che santità ha lo Shirashim, è un libro erotico, un libro d'amore, no, viene riutilizzato un verso dello Shirashim per rispondere a una provocazione filosofica. Pensate che tutto il dibattito più acceso del sionismo e dell'antisionismo, cioè i cosiddetti haredim antisionisti, prendono il loro punto di riferimento per non riconoscere lo Stato. Oggi sono molto pochi, sono gruppi hasidici molto ridotti, anche loro da un verso del Cantico dei Cantici. Pensate, perché a un certo punto la pastorella dice alle sue amiche: io mi faccio giurare o amiche che l'amore si realizzerà solo quando sboccia, cioè che l'amore non va affrettato, non va forzato, bisogna aspettare i tempi della poesia. Allora, qui una
parte dei maestri del Talmud dicono: quando deve nascere lo Stato ebraico, deve nascere solo nel momento in cui Dio si innamora di noi e ci riporta tutti nell'esistenza. Ogni tentativo di normalizzazione politica degli ebrei in forma di uno Stato, secondo alcuni Haredim, è una sorta di frettolosità, di accelerazione umana, di qualche cosa che invece deve essere esclusivamente religioso, ok? Per cui guardare una cosa così profonda, così concreta, così politica, trova il suo riferimento nel cantico del Kaddish. Pazzesco. A questo studio che stiamo facendo questa sera è dedicato nel Tui Nishmatashe Rahatma Ut Bat Avinu, che il suo ricordo sia di benedizione degli Nishmatashe Rahatma Ut Bat Avinu. Poi facciamo. Posso aggiungere un amico? Io ho detto perché stasera è il suo anniversario. È mancato due giorni fa un amico, posso aggiungerlo? No, di cui si fa uno, il mondo intero, diciamo, si fa alla fine del settimo, del trentesimo o dell'anno. Per cui questo è l'anniversario dell'anno. Quindi cosa sta dicendo Eftakish? Allora, per capire bene il senso di quello che dice Eftakish, bisogna capire la storia di Eftakish. Eftakish, ai tempi degli anni, è il capo dei briganti, è tipo un ordine ebraico che fa le imboscate perché ruba e a volte commette anche trasgressioni più gravi per una sua idea di giustizia sociale. Un giorno, mentre in un bosco che sta appunto preso da questa attività di affare, sente delle urla da un lago e si accorge che una persona sta affogando. Con grande slancio di generosità si tuffa in questo lago e salva colui che sta per affogare. Si rende conto che si tratta di Rabbi Yohanan, che è il capo di tutti i rabbini, il più grande rabbino vivente, che sta facendo il suo bimbe nel lago. Per quella morte anche gli sta facendo una mitzvah, rischia di affogare. Lo salva e Rabbi Yohanan riconosce Eftakish, perché è un brigante famosissimo in tutto Israele, è scritto, è ricercato la sua foto in qualche modo. Cioè, tu pensi, che tu pensa se tutta questa tua energia, questa forza che tu hai, se fosse dedicata allo studio della Torah, che grande cosa esisti. Allora il Lachish degli Mando dice: tu pensa se io potessi meritare una moglie della bellezza come la tua, perché il mio grande è famoso per la sua bellezza. Allora il mio grande dice: ho una sorella che è più bella di me. Se tu la corteggi, io ti devo sposare, ma però se tu mi aiuti, se io ti aiuto a sposare mia sorella, e tu devi studiare, fanno questo patto, e Eftakish diventa il più grande Chacham, il più grande studioso
della rappresentazione fatta in su, e diventa il più grande compagno di studio di Rabbio Hanan. E rispetto a questa storia avvenente in cui l'insegnamento talmudico che dice o chabruta o mintuta, che in aramaico significa oggi o chaber, c'è un amico, un interlocutore, o l'alternativa allo studio assieme c'è la morte. Cioè se uno non ha un compagno con cui studiare, con cui interagire, con cui interloquire, è la morte etica e civile, intellettuale della persona. Perché studiare da soli, che succede quando uno legge un testo, soprattutto di Torah, che lo interpreta nel modo come lui in quel momento vuole vedere. Cioè, spesso vogliamo far dire a creare cose che ci piacciono, no? Quindi non si è oggettivi e ci si autoconvince di quelle libertà autoreferenziali. Allora il compagno di studio diventa il tuo alter ego che a volte ti sente, ti smentisce, dice guarda è così, che è la formula dello studio, la fertilità dello studio talmudico. Rabbio Hanan quando muore e stabilisce non vuole più studiare Torah. Li portano avanti Chachamim di grande livello, ma non trova più gusto, perché dice tutto quello che io dicevo e Chachamim ne faceva 20 contestazioni. Quello che mi ha pensato avanti viene lì, mi ascolta per dire che bello questo insegnamento e mi approva e mi dà il consenso. Non è questo lo studio, pensate. Allora che cosa è? Di che cos'è il paradigma Chachamim? È il paradigma, anche rispetto a quello che dice qui, di due cose essenziali: che c'è una essenza, direi, ontologica di ogni ebreo nel suo rapporto con la Torah, cioè come a dire. E su questo il Midrash, soprattutto la mistica, ci gioca molto. Non c'è popolo di Israele senza Torah, cioè ogni ebreo nasce nella Torah e con la Torah, no? C'è quel Midrash che dice che nei 9 mesi di gestazione ognuno di noi sa tutta la Torah a memoria, poi usciamo dall'utero, arriva un angelo e ci dà da qui questa origine della fossetta che ci fa dimenticare tutta la Torah, perché ci fa sto dispetto, ci fa comodo sapere tutta la Torah, perché ognuno poi fa il proprio sforzo di percorrere una Torah propria, una Torah che si elabora e non una Torah acquisita per diritto che ti arriva, però c'è una Torah che ti arriva. E con il latte materno, che tu succhi con il latte, no? Allora, si è, e questo è un grande dibattito, no? È stato fatto anche qui, esiste un DNA ebraico, cioè l'ebraismo è qualcosa di biologico, è qualcosa che passa col sangue, certo noi lo rifiutiamo sempre questo discorso qui, non ci piace, cioè diciamo, cioè si entra nell'ebraismo, pensiamo alla figura di Ruth che è quella che è la madre del Messia, era il popolo più distante, però lei ci sta dicendo, e questa è grande parte degli insegnamenti, non a caso tutti siamo bar mitzvah, che significa essere figli della mitzvah. Non c'è un termine omologo equivalente per la trasgressione, perché colui che commette una trasgressione dal punto di vista rabbinico non si chiama figlio della trasgressione, ma si chiama Baal, che significa colui che possiede una trasgressione. Io possiedo questo bicchiere, ora non posseggo più questo bicchiere.
rapporto con la trasgressione può essere forte, può essere possessivo, ma io posso spossessarmi di una trasgressione. Io della mitzvah sono figlio, e nessuno può spossessarsi dai propri genitori. Possiamo allontanarcene, scordarcene, allontanarcene, ma nessuno mi toglie quel certificato di famiglia. E questo è il rapporto che ogni ebreo ha con la mitzvah. Cioè, chiunque si allontana dalla sgredisce e vuole tornare alle mitzvot, ha la Torah dentro, cioè c'è questa potenzialità in cui Israele e la Torah sono un'unica stessa cosa, sono un pacchetto inscindibile. Questa è una visione ontologica del rapporto e questa è la stessa concezione per cui lo Zohar dice: non esiste il Giur come istituzione giuridica. Cioè il Giur è qualcosa che è nato molto dopo, è nato con il mondo rabbinico. Lo Zohar dice: chi fa il Giur è un'anima che stava sotto al Sinai, che ha vissuto il dono della Torah, e che è un'anima che nel tempo si è un po' persa, si è un po' allontanata, e quando fa Giur non è un ritorno alla Torah, ma quell'anima già c'è. È una visione molto mistica, molto suggestiva, in cui uno dice: se uno nasce nel popolo ebraico, la Torah già c'è là, ce l'ha dentro. Come a dire, ogni ebreo, anche c'è una fedeltà inconsapevole, c'è qualcosa che passa consciamente e inconsciamente, in cui un ebreo è pieno di mitzvot come ebreo. Però chi ci sta dicendo anche, in risposta a Min, che è anche in qualche modo necessaria una comunità che pratichi le mitzvot, cioè che per rispondere a Min, cioè la risposta alla provocazione un po' distruttiva del Min, c'è bisogno di una prassi. Okay? Quindi questa è la seconda risposta dei maestri alla provocazione del Min. Andiamo avanti. Ora, mise a amare me a fa pagliare a fetea begadab alti cre begadab e la bogidab. C'è un terzo rabbino in questa questione che interviene, che si chiama Rabbi Zera, che dice che la risposta Meacha va presa da qui. Quando, tra virgolette, è detto e odorò, annunciò l'odore dei suoi vestiti. Non legge i suoi vestiti, ma legge i suoi traditori. Come sempre, Talmud è molto ermetico. Qui abbiamo il terzo rabbino che si sposta dal Cantico dei Cantici, fino a questo momento tutto è intorno al testo del Cantico dei Cantici. Qui il testo di base diventa la Genesi, e diventa una storia della Genesi che è quella storia drammatica di quando Giacobbe è consigliato da sua madre, si la veste con gli abiti di Esaù per capire la benedizione del padre che è cieco. E a un certo punto il testo dice: Isacco annunciò i suoi vestiti, percepì l'odore dei suoi vestiti.
dal momento che la parola Begada, che scrive i suoi atti, se non è vocalizzata, e la parola non è vocalizzata, ha le stesse consonanti di Bogheda, che scrive i suoi traduttori, anche qui l'ebraico non è mai casuale, perché il Beged, Bughed, stesse parole che l'abito tradisce. Ci sono due, pensate, ci sono addirittura due tempi ebraici per indicare i vestiti. Uno è Beged, l'altro è Meil, il mantello, da cui viene la parola Meila, la Meila è la frode, per cui l'abito, il vestito, il mantello ha sempre a che fare con qualche fregatura, cioè tu con l'aspetto, anche se poi è molto ambivalente il discorso, perché poi la religione ebraica dà un'importanza enorme all'abito, cioè non è vero che l'abito non fa il monaco, perché per esempio il sommo sacerdote per espletare il suo servizio nel Betamidash deve indossare questi otto abiti ben precisi, se gli manca uno il suo servizio è invalidato, no? Per cui pensate anche al Taleb, che diventa il paradigma del nostro abito, l'abito con cui si nasce, con cui si è sepolti, per cui è l'emblema della nostra dignità, per cui l'abito ha la sua importanza, il primo atto di misericordia che Dio fa verso gli uomini, la prima coppia li veste, li copre i vestiti, che si sentono non equipaggiati, perché la prima coppia prova questo sentimento di nudità, si sente inadeguata, si vergogna, si sente a disagio, perché il sesso si insinua come una colpa, quello che all'inizio non è assolutamente malizioso, il fatto che diventa una cosa pubblica e che il serpente li guarda diventa un qualche cosa da nascondere, si sentono messi a nudo e Dio che cosa fa? Li veste, li copre, quindi il vestito diventa fonte di dignità, cioè è qualcosa che ci dà un contenitore che contiene appunto questo disagio. Però l'abito tradisce, perché tu molto spesso ti metti un bel vestito da Hasidè, un bel manto da Hasidè, un bel cappellone, una bella barba, e sotto quel manto e sotto quel vestito puoi diventare quella che è la peggior categoria della vita dei maimonide, che si chiama il namato, vissuta la Torah, cioè il furfante con la patente della Torah, cioè non c'è peggior persona da quello che usa, abusa dell'abito, della facciata della Torah per coprire molte ipocrisie e molte malefatte, per cui l'abito inganna. Ora, tutto l'inganno di Giacobbe è stato attraverso un abito. E Isacco l'ha annusato e si è accorto che c'è qualcosa che non funziona, perché cosa si dice? Io mi tocco e sento che la voce è quella di Jacob, ma le mani sono quelle di Esau. E da qui il Midrash elabora tutta una simbologia molto profonda e ci dice che ogni volta che la voce di Jacob viene usata bene nelle sinagoghe, nelle case di studio per elevarci spiritualmente e intellettualmente, le mani di Esaù non ce la potranno,
cioè le mani sono il simbolo della violenza su di noi, cioè c'è questa conflittualità tra ciò che è la voce, l'indice della spiritualità più profonda che caratterizza Jacopo e la manualità della violenza di Esau. Anche se è molto interessante che in quel passo la parola voce col è scritta la prima volta con scrittura piena, che vuol dire scrittura piena, vuol dire che ci sono tre consonanti e che la O è usata con una lettera a sé, cioè è scritta Kuf, Bab, Lamed, Kol. La seconda volta è scrittura mancante, cioè solo Kuf, Lamed, perché la O è espressa semmai con il puntino in Cholem, come a dirci dice un grande ebreo chassidico, che anche Jacob guai se fa sempre la voce grossa, cioè la voce di Jacob non deve essere sempre una voce piena, ma a volte è anche una voce mancante, è anche una voce chassel come la scrittura mancante, e Jacob deve saper giocare su queste due dimensioni. Quindi Isacco si rende conto di questa struttura. Che vuol dire Isacco per primo? Che vuol dire che nel Talmud ci dice che Isacco non ha usato i vestiti, che poi dice sento dei vestiti, l'odore del campo, della caccia, per cui questi non possono essere i vestiti di Isacco. Che vuol dire Talmud usa i suoi traditori? I suoi traditori di chi? Cioè, che tradimenti sta percependo Isacco in questo contesto, che è il contesto che stabilisce una svolta epocale, perché da questo oggetto, da questa scelta, subito la cocchiaia messia, perché poi non c'è persona più veggente di un cieco, cioè che non si capisce se Isacco è cieco veramente o non vuole vedere la realtà, perché ha cercato da una realtà che lui ha vissuto da bambino come figlio privilegiato rispetto a un figlio emarginato, e quindi fa di tutto per non perdere un figlio. Cioè il dramma di Isacco e non perdere nessun figlio all'ebraismo, perché io con Esau, nonostante questa sua indole, nonostante queste sue caratteristiche, non lo posso perdere, e si gioca tutto. È un dramma pazzesco, perché lui e la moglie, che secondo la Torah, come è descritta, la coppia più affiatata di tutta la Torah, è l'unica coppia per cui la Torah parla espressamente di amore, si amano pazzamente, eppure la Torah ci dice solo il silenzio in questa coppia rispetto ai figli, non si dice niente su questi due figli, ci dice soltanto che hanno una posizione, un approccio completamente opposto, che uno ama e l'altro ama Giacobbe. Ma non appare nessun confronto, nessuna dialettica tra loro due sull'educazione di questi due figli. Cioè ognuno di loro si gioca la sua partita per conto proprio. E questo fa sì che Jacob e Esau diventano in qualche modo due estremisti, cioè sono due estremi. Questo succede quando i due genitori danno a questi due figli un'educazione omologata, cioè danno alla stessa scuola, escono con gli stessi affanni, cioè crescono con gli stessi identici messaggi, è un'educazione standard, per cui uno esce in un modo, l'altro esce in tutt'altro modo, perché non c'è stata un'educazione a persona, non c'è stata un'educazione
individualizzata per ognuno di loro, proiettare un elemento qui cruciale, annuncia qualche cosa di Zano. Che vuol dire? Che annuncia i suoi traditori. Si è accorto. Di cosa? Che c'era qualcosa di diverso dal solito. Scusi, mi dà forse la concentrazione dalla voce e l'odore, che la voce non è espressione di forza e invece l'odore lo è, oppure che anche la violenza. Questo punto di personalità non poteva essere solo opera di uno, ma Jacob era stato in qualche modo aiutato anche dalla madre, dalla moglie. Ma qui il testo del Talmud non dice che quali sono i suoi tradimenti, i suoi traditori, chi gli sono, i fratelli, la moglie, no, ma i suoi, i suoi di chi? Di chi? Di Zac, dall'odore vestiti, capisce il tradimento? Molto... Sì, ma qui il testo del Talmud va molto oltre. Cioè, non sta dicendo che Isacco capisce solo il tradimento, capisce tutti i traditori che verranno e che discenderanno da Giacobbe. Cioè, il Talmud è andato molto più in là. Cioè, dove questa è una storia paradigmatica di tutti i traditori che discenderanno da Giacobbe, cioè è come se Isacco sta dicendo: io sto benedicendo e sto passando un'eredità a qualcuno da cui discenderanno dei traditori, cioè delle persone che non si comporteranno bene. Cioè, come a dire, quando Mosè rifiuta di essere l'unico salvatore del popolo ebraico, in realtà è la storia del Vitello d'Oro, che Dio fa questa proposta molto allettante a Mosè e gli dice: distruggo tutto il popolo ebraico, sono tutti peccatori, voglio fare di te un nuovo popolo fatto da te e dalla tua discendenza, Mosè, tutte le persone giuste, tutte sante, che saranno il nuovo Israele. C'è un'altra religione che ha cavalcato il concetto alla grande, no? Ha detto: voi siete antico, siete ciò che è superato, siete ramo secco, adesso c'è il nuovo, noi siamo il vero Israele. Ok? Mosè ha detto a Dio: se tu fai questo, caro Dio, distruggi anche me, non mi interessa fare il salvatore dell'umanità, perché neanche il nome della mia discendenza tu hai diritto a cancellare questa nazione, perché probabilmente anche nella mia discendenza ci staranno dei traditori, ma io me ne voglio assumere tutta la responsabilità, cioè io come leader di questo popolo mi prendo sulle spalle i buoni e i cattivi. Cioè qui Mosè sta dando insegnamento, è forse il gesto più grande che fa Mosè, cioè di dividere di un popolo che dice: non esistono i buoni e i cattivi, non c'è la lista dei buoni e la lista dei cattivi. Il popolo ebraico è fatto di questo e di quello, anzi ognuno è un po' buono e un po' cattivo, non ci stanno tutti buoni e tutti cattivi. Isacco qui sta decidendo coscientemente che si sta assumendo la responsabilità di passare il testimone a uno che in quel momento è giunto, ma da cui discenderà un sacco di traditori. Ma questa è un'estensione del
della idea dei figli della mitzvah, cioè per quando tra di loro saranno comunque. La storia di Shlakish, perché c'è l'ottimismo, cioè c'è questo ottimismo che è un po' pazzo, no? Cioè come facciamo noi a oggi che il giorno del giudizio, che pure che già a preparare la festa dell'uscita del Kippur o a vivere il Kippur un giorno di gioia, no? Non è un giorno onesto, un giorno di festa, perché noi diciamo questo giorno c'è il perdono e il condono. Ma come facciamo a essere sicuri? A fare già, un dire usciamo da Kippur, facciamo una cena festiva, e se Dio non ci perdona, cioè se come facciamo a essere sereni, se Dio ti dice io oggi decido se tu muori, se tu passi un anno, se tu sei ricco, se cadrai in povertà, se avrai delle disgrazie, noi nonostante tutto viviamo la festa, tutto il tempo è tutto bianco, tutto puro, tutto pulito, c'è una carica di ottimismo, e questa è sfidare un po' la follia, no? Cioè noi trasferiamo, trasladiamo questa situazione, questo modo di porsi rispetto a come può vivere un cittadino israeliano, dice ma che futuro abbiamo in questo posto, cioè come possiamo vivere sempre così, no? Prima questa forte energia, questo forte ottimismo, questa capacità di dire cose devono cambiare. Qualcosa succederà, no? Isacco si prende tutto l'impegno, tutta la responsabilità di passare il testimone a Jacob, sapendo che anche da Jacob discenderanno tanti Esaù, ma che questi Esaù, come Shlakish, avranno la forza di partecipare, cioè come a dire. Questa è la grande distinzione, che anziché il peccato originale, che per noi ebrei c'è una teshuva infinita, cioè rispetto a coloro che dicono una persona nasce macchiata dalla colpa, la sua anima è sporca fin dalla nascita, questa è l'idea del peccato originale. Per il Talmud non esiste questo concetto, esiste un concetto di una potenzialità che ogni persona, anche la più sporca, può fare e può ribaltare tutto da così a così, è una chiave di rivoluzione enorme. Che dici, ministro? No, no, no. Lo hai poi spiegato, ma sì, niente. No, no. Come sono messo? Intendevo dire che era una possibilità di Teshuvah, e esiste sempre una possibilità di Teshuvah, non la Teshuvah in assoluto, come che c'è? Cioè, ognuno di noi ha una possibilità infinita di fare Teshuvah, non che la Teshuvah ci sia comunque per tutti, è una possibilità. Teshuva è una porta aperta a tutte entrarci, e la Teshuva dei più grandi peccatori, questo ci dice di noi, ha molto più valore di quella di Tzadikim, tutto, tutto chi in fondo, cioè questo l'abbiamo già espresso, l'idea di una persona Tzadik, chi è giusto? Nessuno nasce giusto, ma lo tzaddik è colui che ha un yetzerah molto forte. Più tu hai un yetzerah forte, e più hai possibilità di diventare un grande tzaddik. Perché vuol dire, cioè, se uno nasce con un'indole buona, in un contesto, in una famiglia, in una comunità molto tranquilla, molto giusta, molto eretta, non fai tanti sforzi, no? Cioè, non ha tanto valore. Cioè, sì, vuol dire anche
mantenere l'asticella alta, no? Però la forza che tu fai per combattere quando gli hai delle tentazioni, penso, cose maliziose, malevole, che tu riesci a combattere con questo eccetera, tu sei un vero tzaddik, no? E il Bar dice in Talmud che il luogo destinato ai paletti di Shuvah, cioè a coloro che sanno di Shuvah, neanche i più grandi tzaddikim possono starci. Qui Yitzhak capisce che non c'è il figlio giusto, il figlio cattivo, l'ebreo buono, ci siamo tutti dentro e bisogna accollarsi tutti. Cioè, per cui l'idea della, cioè è una risposta anche a Shlakish, cioè Shlakish ha detto esiste nel popolo ebraico una santità, una Kedusha ontologica, no? Che è l'idea della Kedusha di Israele. Cioè, Israele è un popolo di per sé Kadosh, ok? Cioè dice, ma allora poi cioè, capire che vuol dire Kadosh, un concetto complicato, distinto, differenziato, che dovrebbe essere il termometro del mondo, il faro, il semaforo, essere tante cose. Però ricordiamoci che l'imperativo di essere Kedoshim è espresso al plurale. Nessuno può essere Kadosh in solitudine, non c'è la scelta. Per essere Kadosh deve essere una comunità che si sforza di essere Kedoshim, ed è espresso con un verbo al futuro Kedoshim Tiu, cioè cercherete di essere, cioè una protezione, una condizione infieri, non si nasce Kedoshim. E questo inganno, dice Giacobbe, ci deve essere tutta la consapevolezza, cioè la verità non ci nega che Giacobbe ha commesso un inganno. E Isacco glielo dice, che tu sei venuto qui, hai preso la parte, la benedizione di tuo fratello con la frode, con l'inganno. L'hai fatto, assume le tue responsabilità. Cioè, ognuno di noi ha le sue sporcizie dentro, cioè, ognuno ha le sue schede dell'armadio. Ricordiamoci da dove siamo partiti da giudici, cioè siamo, ecco, partiti. Il giudice, come deve essere il giudice, chi è che è in grado di giudicare? La prima risposta sembra essere: non ci può essere contraddizione tra vita privata e vita pubblica, che abbiamo visto anche lo storico dice, per capire se un giudice si comporta da giudice giusto, bisogna vedere come si comporta nella sua intimità, nei suoi vizi privati, perché se c'è una doppia personalità, non è tanto affidabile la giustizia di questo giudice. Uno è spettato e si comporta in un modo, poi va a casa sua e si comporta in un altro, e quindi ritorna la vicina che dice: i giudici devono guardarsi tutti negli occhi, come dire, e il coraggio di guardarsi negli occhi e di decidere con trasparenza. Però qui, scusa, c'è pure la risposta ultima di te. Ognuno è scritto, ma ognuno può mettere in modo qualche cosa in cui, come ha fatto Giacobbe, che dice: io ho fregato mio fratello alla grande con la complicità di mia madre. C'è una storia che si fa poi in alto, perché ovviamente stiamo parlando di Bibbia, non di titolo pulito, quindi, però di questo inganno mi porto per tutta la vita la responsabilità, e c'è una teshuva che devo fare. Quindi come rispondo a questa ingiustizia con la lotta, col combattimento? Israele
diventa un nome di dotta di un padre e acquisisce questa identità, che resta solo una notte, che dice: ma io sono un furfante che ho acquisito la beata solo perché ho fregato mio fratello, o perché so lottare, perché so conquistarmi questa identità? Questo è il grande tema della cosiddetta elezione, che potrebbe essere un po' protetto. Cioè, siamo eletti per Spirito Santo, o c'è una condizione per questa famigerata elezione? Grande tema. Non si può leggere anche come una sorta di avvertimento rispetto al fatto che c'è il rischio che un esempio paterno può poi ricadere sulle generazioni successive, cioè come se Isacco avesse detto a Giacobbe: sei il odore di traditori, perché se tu non prendi coscienza e non ti assumi la responsabilità dell'inganno di cui sei responsabile, di cui sei artefice, il rischio è che il tuo esempio si riverberi sulle generazioni successive, sui tuoi figli. Quindi traditori saranno anche i tuoi figli, ingannatori saranno anche i tuoi figli, le generazioni successive, se tu non prendi coscienza e non ripari e non elabori l'inganno e il tradimento di cui sei responsabile, di cui sei artefice. Sì, questa può essere una lettura interessante, anche se qui la parola annusare significa proprio che si è proprio sniffato questa sensazione di qualcosa di ambiguo, di giusto, che ci sta, quello che a sua volta, che a sua volta è il problema che Isacco ha vissuto rispetto al suo padre, no? Perché Isacco, che è un personaggio così libero, così religioso, così tranquillo, ama Esaù, perché allora ci dice e Isacco ama Esaù, perché? Cioè è il figlio più opposto a lui, no? Cioè della banale spiegazione che uno ama un po' gli opposti, no? Però c'è una storia sua di essere invece, magari il pezzo di essere stato invece un privilegiato, il figlio prediletto di suo padre, che ha cacciato il maestro. E quindi io non posso perdere un altro figlio, non posso perdere di stare. Poi però si rende conto che anche Giacobbe non è il sostituto del santo, anche lui ha detto che lui nella sua discendenza, nella sua polivalenza, aveva dei discendenti traditori. E questa immagine, il Talmud in generalità, cioè ce l'ha, istituisce come le altre sentenze raccontandoci una storia a un milionaire di Shiva Putete la Pitera di Amane Carebre Uchie Hidenin Adule Ube Tiuta di Avucardia Amane Ginnac Narcete la Pitera Amin Ame Lana Abba Haikha Kadim Shakede Abba Haikha Amane Ashta, a questo proposito, cioè rispetto a questo concetto, c'è un concetto e poi dal mondo ci offre un esempio empirico. Nel quartiere di questo la misera di cui dal mondo ha citato l'insegnamento, vivevano delle persone spregiudicate, cioè delle persone, dei malviventi, dei malfattori, e lui li avvicinava affinché facessero teshuva. Era un bambino, oggi diremo un po' robabile, no? Un po' missionario, che mi piaceva prendersi cura delle persone lontane, delle persone trasgressive. E di questa cosa
i maestri, gli altri rabbini più istituzionali lo criticavano per questo suo comportamento. Cioè Giuseppe, i rabbini un po' alla parte Brown, e ci sono i rabbini istituzionali. I rabbini istituzionali gli dicono: ma tu sei un rabbino, ma che vuoi? Mentre a perdere il tuo tempo, il tuo prestigio con questa gente, ma lascia stare questa gente lì, ti rovina la reputazione, non è dignitoso per te occuparti di questa gente, non puoi permettere questa gente, no? Allora, quando morì Rabbi Zerahi, queste persone del quartiere hanno detto: fino a ora il piccoletto dalle cosce bruciate, è l'appellativo del miserabile, perché non ci porta ogni minimo dettaglio di alcuni personaggi, perché questa storia delle cosce bruciate probabilmente ha a che fare con questa storia e con questo concetto. Il miserabile è nominato così perché è un maestro di Eretz Israel, sappiamo che è il Talmud babilonese, la comunità forte intellettualmente e economicamente sta in Babilonia. Gli ebrei più, cioè meno ambienti e meno conti, sono rimasti in Eretz Israel, no? Allora, avvise che va in Babilonia, tanto è che lo chiamiamo dal fatto che è chiamato rabbini, tutti quelli nel Talmud vengono citati come rab, sono maestri della Babilonia, perché rab era la traduzione aramaica della parola rabbi, che indica invece un rabbino che risiede in Eretz Israel. Questa è una distinzione rimasta poi per molti secoli, in cui il mondo ascherazita ha chiamato i propri rabbini rab, i sefarditi l'hanno chiamato rabbi, o nei paesi nord africani, come anche a Livorno, lo chiamano chacham, non lo chiamavano né rabbi né rab, lo chiamavano chacham. Questo fino a prima della guerra, i rabbini in Italia anche, ma soprattutto nelle comunità sefardite, Livorno, Firenze, Venezia, si chiamano Chacham. Allora, qui si capisce che la Pisa sale, cioè scende in Babilonia, e dal momento che non riusciva a capire il metodo di studio babilonese, perché era abituato al metodo italiano, fa dei grandi sforzi per capire il Talmud babilonese e passa le nottate al freddo, e una notte si addormenta per studiare vicino a questa legna con il fuoco e si brucia le cosce, ed al momento che era fuori basso di statura viene soprannominato il piccoletto dalle cosce bruciate. È molto interessante che questo appellativo viene ricordato in questa storia, cioè come a dire che è tanto lo sforzo che lui fa per avvicinare questi ebrei lontani e ignoranti che si brucia, cioè che c'è qualcosa, che sto fuoco che, di cui lui è portatore per portare calore, brucia la gente, questo stesso fuoco brucia lui stesso, lo avvolge completamente e gli dà una menomazione. Allora questi dicono: quando poi io avviserà, queste persone hanno detto, fino ad ora il piccoletto delle cosce bruciate pregava per noi, cioè il testo dice chiedeva per noi misericordia. Adesso che lui è morto, chi pregherà per noi? Chi pensa a noi? Cioè, chiaramente
purtroppo questa realtà, spesso ci si accorge del valore di una persona quando questa persona non c'è più, cioè del vuoto che lascia questa persona. Allora loro hanno, si sono resi conto che se per loro un punto di riferimento che costituiva una sorta di immunità per la loro identità. Ha detto, no, questo non c'è più, che ci mettiamo? Questa cosa li ha spinti a fare del giocare, per cui la sfida, la scommessa di la miseria, a dispetto dei suoi colleghi che erano molto più elitari, erano molto più accademici, quella di Abisera era una scelta giusta, potrei dire, lui ha scommesso sul farsi messo in gioco, si è addirittura bruciato, ha bruciato se stesso per fare questo, ma ha vinto questa sfida. Quindi, ancora una volta, attraverso questa storia che ci sta insegnando Abisera, che Isacco annusa tutti i discendenti e ribelli lontani e dei figli di Jacopo, dei figli di Israele. Anche lui ha una grande speranza, fiducia, ottimismo che questi figli, anche ribelli, possono partecipare se trovano un riferimento, un punto di riferimento, un maestro giusto che si occupa e si dedica a loro, che li sveglia e li sollecita. Ok? Quindi, come mettiamo assieme queste tre risposte? Cioè, facciamo questo lavoro adesso. C'è stata una progressione del Min, che tutti vi ricordate. Questa provocazione in ci sono tre risposte date da tre rabbini differenti di tre epoche differenti con un approccio differente. Il primo è Abcanà, dice è come un recinto di rose. Il secondo dice il popolo ebraico è immunizzato nelle mitzvot, anche le persone più vuote sono pieni di spot, anche inconsapevolmente, e il terzo è la pizzeria che gioca tutto intorno al tema del rapporto che un maestro ha con i ebrei lontani, con gli ebrei che non si comportano da buoni ebrei e che riescono a farti sciogliere. Cosa dite su tutte queste risposte? Ma forse il fatto di mettere queste risposte in cui si presuppone appunto che ci sia un'introiezione della Torah dalla nascita, un distacco, ma che ci fosse accompagnati dallo studio della persona e dal maestro, hanno un senso messo vicino alla storia del Sinedrio se ci riferiamo al colpevole che si è allontanato. E quindi presumo che si parli del percorso che l'imputato colpevole deve fare per tornare all'Emitzvot. Non basteranno norme di sanzione, ma dovrà essere accompagnato allo studio per tornare dopo un percorso di Yeshuva alla sua Torah. Sì, infatti è molto saggio condurre tutto al processo, no? C'è il tamburma, che poi abbiamo detto, il gioco del tamburma è questo puntare tutti i pezzi e poi un po' il puzzle, no? Che cosa c'è da tutto questo, con il giudizio, con la procedura qui? Del giudizio, del rapporto dei giudici, dei rapporti con gli imputati. Qui ci troviamo di fronte a una posizione in cui rispetto a un imputato tu devi sentire la responsabilità di quelle che sono state le mancanze di una società
quello che sostiene Marcazzi di un maestro, di un tutore, di un punto di riferimento che hanno portato a questa condizione. C'è una cosa grandiosa, non mi scordate che nel diritto penale ebraico non c'è la detenzione, non c'è l'istituto della prigione, non esiste. Cioè, nel sistema giudiziario ebraico la prigione non è concepita, paradossalmente è concepita la pena di morte, che però è appena, diciamo, più un deterrente che è qualcosa di applicato, perché è stata applicata rarissime volte, ed è una pena prevista se tu veramente diventa una vita che non ha diritto di essere vissuta. Cioè, se tu hai ucciso una persona, la dovrà prendere questa pena di morte, però ci devono essere tutte le circostanze con delle testimonianze accuratissime, che è preso che inapplicabile questa pena di morte. È previsto l'istituto di una città di rifugio, cioè dove è una sorta di esilio, però questo esilio, la cosa di cui il Talmud si preoccupa, si preoccupa di più, è che l'esiliato deve avere diritto a un maestro che lo segue per studiare con lui. Cioè, perché anche un detenuto, un esiliato, nella camera di sicurezza deve continuare a riabilitarsi, cioè c'è questa idea della riabilitazione spirituale e intellettuale. Ecco, questa è la risposta. Una sorta di comunità di recupero. Una sorta di comunità di recupero è una comunità che deve darti la possibilità in cui tu fai teshuva, cioè in cui tu elabori una teshuva per essere riammesso nella società. No? Che dici? Ma è colposo. Non si può fare pensare, si può colposo. Omicidio colposo. Ma poi ci sono anche misure di esilio nei confronti di omicidi volontari e dolosi. Comunque la prigione non c'è. Per raggiungere semmai le città di rifugio è anche garanzia per l'imputato colpevole di omicidio colposo e i parenti della vittima dell'omicidio corposo non aggredissero come se fosse volontario. Esatto. Se viva eliminare la giustizia privata, esatto, lì. Perché il parente prossimo della vittima aveva riconosciuto il diritto alla vendetta, cioè la dovrà riconosce che chi è stato colpito dei propri sentimenti più cari, allora dice al cuore e su riscaldato in cui conosce la tua, questo aspetto, e quindi tu devi accompagnare il prima possibile l'omicida involontario in una città di rifugio, perché lì il parente prossimo alla vittima non può toccare l'omicida involontario, gode di una certa immunità. Eliminare la falla. E mi dà questa forza.